buon pomeriggio e bentrovati. Consueto appuntamento con la parte centrale del pomeriggio. Io sono Stefania, oggi parliamo di musica, poi sarà lui stesso a raccontarci che tipo di musica gli appartiene, Luca Zennaro. Ciao Luca. Buonasera. Ciao, benvenuto. Grazie. Benvenuto a Radio Incontro, Luca. Allora, tu il giorno venerdì mi sembra sia 2 o primo? Primo marzo domani. Primo marzo, venerdì 1 marzo, sarai a Terni, ma non sarai solo, sarai con Manuel. Esatto, sarò col mio quintetto. Il tuo quintetto. Ok, esatto. Ci vuoi dare i loro nomi? Sì, Manuel Cagliumi al sax, Nico Tangerlini al piano, Michelangelo Scandroglio il contrabbasso e Mattia Galeotti alla batteria. Perfetto, aprirai un bel concerto Baptist Erbin. Esatto. Ok. Un sassofonista francese che stimo moltissimo, è veramente un fuoriclasse, insomma, del jazz europeo e non solo. E quindi sono emozionatissimo. E ci credo. Esatto. Senti Luca, allora invece la musica che appartiene al vostro quintetto qual è? Poi dici come si chiama il tuo quintetto? Sì, diciamo che si è evoluto nel corso degli ultimi 2 anni, perché abbiamo registrato un disco in studio dal titolo Java Scara, e dopo parlerò insomma di cosa significa questo nome. E, abbiamo registrato nell'agosto del 2017, quindi sono passati 2 anni. In realtà non era la stessa formazione, perché i musicisti sono cambiati quasi tutti, e anche la musica di conseguenza è cambiata, si è evoluta, ho scritto nuovi pezzi originali. Però quella che presentiamo domani sarà, diciamo, un 50% di musica che è già stata registrata in questo disco e 50% musica nuova che verrà registrata prima possibile, insomma. Ecco, quindi si differenzia un po', anzi molto, da Baptist Erbin. Esatto, sì. Ecco. Ok, ci racconti perché si chiama così il tuo quintetto? Javascara, sì. Diciamo che ha a che fare con i miei nonni paterni addirittura, perché è una parola in dialetto polesano, dove sono i miei nonni, sono veneti, e della provincia di Rovigo. E fin da quando ero piccolo sentivo questa parola, Javascara, e mi ha sempre affascinato, che in realtà non vuol dire altro che scapigliato. Vuol dire, sì, insomma, certo. Quindi mi ha sempre impressionato questa parola, che a mio parere è molto musicale, Javascara, per essere una parola in dialetto. E io ci ho aggiunto semplicemente una J all'inizio e una K, e questo ha reso la parola molto più esotica, diciamo, infatti particolare. Un nome, tutti mi chiedono cosa significa questa parola, alla fine è una parola in dialetto, semplicemente, fa molto ridere, insomma. Sì. Particolarissimo comunque, come nome di un quintetto, molto particolare. Allora, quante canzoni farete? Sì, suoneremo 3/4 d'ora, quindi presumo 5 o 6 brani. I vostri ultimi o anche il repertorio? Sì, entrambi, diciamo 3 brani nuovi e 3 brani del repertorio vecchio, quindi del disco precedente. Luca, cosa c'è nel vostro futuro, a parte il concerto di domani, insomma? Sì, ci saranno altri concerti a Ferrara il 6 marzo, e poi prima possibile entro giugno, diciamo, vorremmo registrare un disco, quindi un nuovo disco con la musica nuova, e sarà una formazione diversa, insomma, dal disco precedente. Il disco precedente era una formazione in quartetto, con sax sempre, e contrabbasso, batteria, chitarra, e c'è stato come special guest Federico Pierantoni, che è un bravissimo trombonista bolognese, e che ha preso parte in 3 brani su 8. Invece nel disco nuovo sarà una formazione più allargata, perché ci sarà anche il piano e ci sarà anche la tromba, quindi è una cosa un po' più, diciamo, orchestrale rispetto al disco precedente. Il disco precedente era molto, insomma, un ensemble ridotto, e questo sarà un più, appunto, un big ensemble, un sestetto, diciamo. Perfetto. Senti, vogliamo dare alcuni indirizzi dove trovarvi, sì, conoscervi meglio nel social?
Sì, allora io uso principalmente Facebook e Instagram e anche YouTube, e mi potete trovare semplicemente digitando Luca Zennaro. Ho una pagina Facebook e anche un account Instagram, e anche su YouTube, insomma, il mio nome potete trovare come Luca Zennaro semplicemente. Luca Zennaro, sei anche nella pagina artisti del nostro sito, l'hai visto perché ce lo hai condiviso, quindi esatto. Ok, adesso metteremo anche questa chiacchierata, Luca. Ah, benissimo. La mettiamo su YouTube e poi la mettiamo anche nella pagina che ti abbiamo dedicato. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi per la vostra musica. E rinnoviamo l'appuntamento per domani sera nell'ambito della stagione Visioni in Musica. Luca Zennaro e il suo quintetto. Javascara, giusto? Esatto. O Javascara? Javascara. Molti lo pronunciano male, però esatto, così Javascara. Javascara Quintet, ricordiamo magari i tuoi colleghi in finale? Sì, allora Mattia Galeotti alla batteria, Michelangelo Scandroglio al contrabbasso, Nico Tangerlini al piano e Manuel Cagliumi al sax. Perfetto, ragazzi, in bocca al lupo, vive il lupo, come si dice? Crepi, ci vediamo domani sera magari. Esatto. Ok. Esatto, grazie mille. Grazie a te, Luca. Buona serata, a domani allora. Ciao. Luca Zennaro, come avete sentito, a Radio Incontro. L'appuntamento è con l'apertura di un grande concerto, quello di Baptiste Erbin, per Visioni Musica 2019.